scambio culturale, soprattutto per conoscersi e conoscersi con culture diverse e incontrarsi con culture diverse. Perciò attraverso la nostra esperienza anche qui nell'Ateneo con gli studenti internazionali, che è appunto il frutto di una politica di internazionalizzazione dell'Ateneo ormai da anni, diciamo abbiamo pensato che era una bella occasione il potersi soffermare su paesi diversi, spesso diciamo anche stimolati dagli studenti internazionali del nostro Ateneo. Abbiamo iniziato con Nice to meet you Albania, Nice to meet you Azerbaijan, Nice to meet you India, Pakistan. Abbiamo fatto molti appuntamenti che sono appuntamenti proprio d'approfondimento, non solo per conoscere e far conoscere al territorio e alla comunità accademica nuove culture, nuovi paesi, ma anche noi per imparare, noi che ci lavoriamo tutti i giorni anche con gli studenti internazionali, imparare e conoscere meglio queste le nuove culture che grazie alla politica di internazionalizzazione dell'Ateneo ci mettono a dura prova tutti i giorni nel confronto culturale. Perciò diciamo questi appuntamenti come quello di oggi, in Messico è stato il percorso, è stato un po' diverso e lo spiegherò perché è interessante come mai siamo arrivati oggi a Nice to meet you Messico. Non tanto perché avevamo un numero di studenti messicani importante all'interno dell'Ateneo, ma perché proprio grazie all'Unione Europea da anni lavoriamo con la mobilità, con l'incontro culturale tra culture, con l'internazionalizzazione come politica dell'Unione Europea sul territorio. Così ci siamo conosciuti con Marco. Marco Turra è stato uno dei presidenti del gruppo Erasmus Siena dell'Ateneo per alcuni anni e ha lavorato appunto per l'Erasmus Student Network e per il gruppo Erasmus Siena per tanti anni. Da qui è nata questa vocazione alla mobilità che poi l'ha portato fuori dall'Unione Europea, l'ha portato fino in Messico. Ecco perché con Marco appena ci ha contattato e ci ha detto ti piacerebbe fare all'interno di Nice to meet you un approfondimento sul Messico? E ho detto ma va bene, non abbiamo molti studenti ma è l'inizio di un'apertura, un dialogo con il Messico per nei prossimi anni sviluppare anche degli accordi più importanti che possono portare anche gli studenti messicani a studiare qui da noi. Tra l'altro poi alla fine parleremo anche della nostra offerta formativa dell'Ateneo, vi illustreremo le opportunità che ci sono, dei corsi che l'università offre anche in lingua inglese, perciò c'è la possibilità di studiare a Siena sia in lingua italiana che anche in lingua inglese, e soprattutto delle nuove tasse che dal prossimo anno ci saranno e che sono molto favorevoli. Non è un livello di costi molto alto e che potrebbe dare anche inizio a nuove collaborazioni e nuove aperture anche per paesi diversi. Nice to meet you appunto fa parte di un progetto più ampio che si chiama Europe Direct, che è uno sportello dell'Unione Europea sul territorio. L'Università di Siena ha questo sportello dal 2009. In Italia ci sono 50 sportelli dell'Unione Europea sul territorio, la Regione Toscana ne ospita 3, uno al Comune di Firenze, l'altro alla provincia di Pisa e quello di Siena è all'interno dell'Università di Siena. A livello europeo questi sportelli sono quasi 500 e servono per dialogare con i cittadini sulle politiche dell'Unione Europea. Diciamo l'internazionalizzazione, l'interculturalità, il confronto tra culture è una delle politiche dell'Unione Europea che noi abbiamo pensato di sviluppare attraverso queste iniziative Nice to meet you. Per questo vi auguro il benvenuto, ringrazio l'Unione Europea che mette finanziamenti in queste iniziative che mi sembrano molto importanti e per noi dell'Università di Siena è molto importante conoscere nuove culture. Perciò benvenuto Messico e passo la parola alla professoressa Sembolone.